Allora, non segnava da un po', evidentemente gli abbiamo portato fortuna perché l'avevamo detto lunedì scorso che Zecco si era un po' bloccato, ma insomma niente, niente di che. Io guardavo il telefono, insomma sabato sera al minuto 83 erano ancora 1-1 e poi invece Luca Mastrangelo è arrivato il 2-1. Ero, no, non ero proprio appollaiato, diciamo che ho guardato il telefono una volta e ho detto, ma cosa fa l'Inter 1-1? E invece è andata così la prossima volta. Comunque, io è da ottobre che ti faccio i complimenti per lo scudetto, perché insomma credo che lo possiate perdere solo voi, no? Contento per Dzeko, tu hai nominato Dzeko, giocatore che aveva bisogno del gol, giocatore che veramente durante la partita intervenisse, io ogni tanto buttavo un occhio anche sui social, i commenti dei tifosi, tutti che inveivano contro Dzeko e Certo, invece chiaro. Simone Inzaghi ha fatto bene Chiaro. a togliere Lautaro e a tenere Dzeko fino alla fine perché? Perché Dzeko fino a quel momento se li stava mangiando i gol, ma almeno c'era. Lautaro invece ha fatto una partita da fantasma, dico la verità, mi aspetto molto da lui ed è qualche partita che è sottotono. Speriamo che Dzeko con questo gol possa, sappiamo che lui vive anche di lunghe pause, no, da gol. Sì, perché è normale che se Speriamo, uno è un sta giocatore. tre partite in croce senza segnare, i tifosi subito no, invece, anche perché poi se avete Ranocchia che ci pensa al posto suo, Erano no? anche in acrobazia, Tu eri ragazzi. allo stadio in Sono Coppa andato a Italia, vedere allora dopo Inter-Empoli perché mi sentivo che ci sarebbe che faceva gol stato Ranocchia, qualcosa di esatto, storico. Ho detto, esatto. sembra una partita banale, ma Dopo ne invece. parliamo approfonditamente, ne parliamo approfonditamente. Mamma mia, Hai fatto l'imitazione del gol di Ranocchia, un ti è po' riuscita si bene. accoppa. Sono smicrofonato. Allora, no, noi su Teleromagna abbiamo anche il programma di basket, non è questo, però io ieri tra basket e calcio ho visto due spettacoli sportivi deprimenti, uno la mia squadra di basket che ha perso male, ma non parliamo di questo, ma l'altro spettacolo a ruota è stato Milan-Juventus. Ho avuto l'idea che fosse stata una partita pessima, pensavo di sbagliarmi, invece ho visto tanti commenti in questa direzione, 0-0. Se tu mandi Gaddoni e Semprini in un fume, costruiscono una diga a fuga di come i castori. No, non è quello. E chi rosicano cos'è? che ti costruiscono una diga. Ma e io non, finiscono ma la vedi, ma è corteccia proprio quella la differenza. Cioè, io non rosico come non Ma rosico basta rosicare. quando Non vinceva la siamo niente, Juventus. siamo primi. Siamo primi. E Ma sono più bravo, va contrario bene. Allora, perché, però, Luca. quello che ti dico è: sembra che avete già vinto lo scudetto. Sicuramente, se vincete il derby del 6 febbraio, sarà così, Non lo so, perché vedremo, andate a vedremo. 10 punti. Però ti dico, c'è anche un altro 50% di possibilità dove, se per sbaglio, canni il derby e poi vai a giocare a Napoli, e io continuo a dirsi Sì, da ma può settembre che il darsi, Napoli è dai. l'ultima e l'unica Io antagonista no, vabbè. che ci Te può pensa che se essere, vincevi. te intanto vai a un Pensa che punto. se Poi dopo, vincevi. quando sta squadra, perché tanto, cioè io adesso vado anche a statistica, la Serie A è stata martoriata dal Covid, l'Inter non è mai in positivo. Mai. Che Mai, fortuna, è no? vero, è mai, vero, è vero. fortuna. Questo è un tema, Cos'è questo è un tema. fortuna? Allora, No. tanto per cominciare, i giocatori dell'Inter hanno tutti la terza dose. Detto questo, visto che se Terza vinci il dose. derby, se perdi il derby, Anche tu più se di tre, vincevi il derby di secondo andata, andavi a più 10. Se vincevi il derby di andata, andavi a più 10. Allora, Perché tu le Luca, ascolta, dove l'Inter può, giro la domanda, dove l'Inter può perdere questo scudetto? Allora, Perché l'Inter l'Inter deve infilare delle partite adesso. dove non fa Vabbè, punti. è chiaro che adesso l'Inter ha un mese decisivo e ha davanti, fra campionato, Coppa Italia e Champions League, delle partite in 10 giorni, tutte di fila, di una difficoltà incredibile che per forza qualcosa per strada lascerà. Io non, cioè, faccio fatica a pensare che appena ricomincia dopo la sosta la stagione, Milan, Roma in Coppa Italia, Napoli, Liverpool, le vinciamo tutte. Cioè, anche il più ottimista degli ottimisti lo sa che qualcosa capiterà di lasciare per la strada, però anche gli altri possono lasciare qualcosa per strada, magari con lo È Spezia, proprio magari quello, con il perché City. vince lo scudetto proprio per quello. A Perché il problema proposito di è che vince lo scudetto Spezia, proprio per Giampaolo è quello. tornato in forma subito, no? Ma perché la Sampdoria ha deciso di andare in Serie B? Perché la Sampdoria Perché ha deciso di seguire il l'ha Genoa? deciso, infatti è una lotta tra gamberi dietro, c'è Mamma l'imbarazzo mia, della scelta su chi incredibile! può retrocedere. Gaddo, scusa, ti ho No, interrotto. no, è quello perché io ho guardato il primo tempo col Venezia. No, Però il non la Venezia è gioco una questa squadra squadra, non ha allora identità, non c'è un uomo che Gatto, salta l'uomo. io ti posso dare ragione se tu mi dici non ha gioco col Venezia, con l'Empoli, l'Inter,
ha fatto due partite non da Inter, ma l'abbiamo decantata a settembre, ottobre, novembre, dicembre, e tutti a dire che l'Inter non l'abbiamo mai visto giocare così. Adesso per due partite. Aspetta, questo è normale. Adesso non è che l'Inter gioca male per due partite. E abbiamo dei limiti evidenti che io non è che ho, che ci sono in questa partita qui, ma che ci sono da tempo, perché tu fondamentalmente ieri, continuo a dirlo, ti manca una punta, a tutte e due le squadre mancava una punta da gol. E questo è evidente. Detto questo, io è vero, non è stata una partita tra le indimenticabili, dall'altra parte io però ho visto comunque una Juve molto più solida rispetto all'inizio del campionato, perché è una Juve che comunque concede poco, poi non è bella, è operaia. È sempre il solito discorso, concedi poco, lo sappiamo come gioca, però poi... Però poi se al posto di Morata hai una punta come si deve, ieri molto probabilmente avrebbero portato... Anche la Camilla se al posto di Murici, c'aveva Caicedo, c'aveva 5-6 punti più. Ma quindi tu dici che è una questione di punta e basta? Secondo me... Io non ho visto, come dice spesso anche Gaddo, nessuno a centrocampo che fa girare la palla. Beh, io secondo me ieri sera Bentancur ha fatto una partita strepitosa, per come la vedo io. Locatelli ha fatto una buonissima partita. Bentancur ha fatto una buonissima partita. Per me sì. Arrivederci. Ciao. Vai già via, Luca? A presto. Ehi, ci vediamo dopo. Hai la maglia di chi? Di Candreva. C'ha la maglia, vabbè, insomma. Sì, no. Bisogna anche capire che tipo di partita ti aspetti da Bentancur. Cioè, Bentancur non è Pirlo, non è Pogba, è Bentancur, però per il tipo di gioco che è, non ha sbagliato un intervento, comunque... No, però per me ha giocato bene. No, come diceva Gaddo, però voglio dire, questa è una Juventus che arriva per limitare i danni. Allora, se parliamo di organizzazione difensiva, però ti ripeto, cioè, ieri sera, no? Perché non provi a vincerla. Con chi prova a vincerla la Juventus in panchina? Beh, comunque, con il grande Dybala che comunque, vuole 10 milioni e invece di fare gol alla Sampdoria o l'Udinese e guardare la gente in tribuna con l'occhio, come direi, visto. Stai attento, attento che te lo ritrovi da te. No, stai attento. Beh, secondo me è fortissimo. Che poi fai così come come con Cialanoglu, Marotta, Conte, cambi da così a così. L'ho sempre detto che era forte. Lo chiamavi Cialanoglu il primo anno di cartellino giallo, il secondo di cartellino giallo. Cialanoglu, mai più sentito chiamarlo Cialanoglu. Non è che un somaro diventa un cavallo. No, esatto. Sta andando a chiedere scusa a Cialanoglu. Stasera Gaddo è saggio, però un somaro non diventa un cavallo. Lui è scarso e rimane scarcio. Sai cos'è la cosa? Vedere Milan Juventus. Mi rendo conto, perché non ho guardato solo Milan Juventus, ho guardato anche l'Inter, che vincerà lo scudetto. Però gli una squadra che voi siete in Maramao. Noi siamo quelli, i ciapi in qua, ciapi là, loro sono niente, vince una squadra, che roba, niente. L'Inter ha 53 punti. Noi siamo niente, basta, è a più 9, a più 10. Questo non è che voglio spalleggiare Gaddoni sto discorso, però io vado a statistica e dico, se io vado a vedere i punti che ha fatto l'Inter con le prime 7 in classifica, è quasi niente, però è vero. Dall'altra parte di se c'è un tallone d'Achille lo vedremo già la prossima giornata. Dall'altra parte quello non so da cosa dipende, però.